a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, come avete capito dal titolo, è un video in collaborazione con M. Recensioni. Lei è una bravissima ragazza, dolcissima ed educata. E niente, faccio questa collaborazione con lei, dato che lei comunque, come me, tratta di unghie. Poi io comunque sotto all'info box vi lascerò il suo canale, così poi andrete a vedere anche il suo video di questa collaborazione, insomma. E abbiamo deciso di farvi vedere tre nail art semplicissimi, semplicissime da fare. Come prima nail art, io adesso farò, io già come avete visto ho preparato i colori, quindi allora per la prima nail art vi faccio vedere i gel color che ci servono. Dopo comunque voi non dovete usare per forza i gel color, potete usare benissimo anche i smalti, comunque io perché uso gel color adesso. E allora andremo a fare questi tre tipi di nail art. Andremo a fare la prima. Vado a fare dei fiorellini semplici da realizzare. La seconda andremo a fare delle linee tipo geometriche. E per finire la terza andremo ad utilizzare delle polverini tipo, che ne so, polvere aurora, polvere arcobaleno, insomma tutte queste polverine qua dopo vedremo dopo la fine. Vi spiegherò meglio. Allora, per questa nail art qui io ho applicato questo gel color qua che è nudo di Passione Unghie, eccolo qui. E questo è il Classic C17, adesso ve lo faccio vedere anche qua, eccolo. Poi, per fare questi fiori andremo a utilizzare poi, scusate ma mi si sbordano tutti, il Bubble Gum, il Fast F56, che è questo. Questo rosa, aiuto. Che è questo rosa, se ce la faccio a chiuderlo, bene. Poi andremo a utilizzare, vabbè, non ve lo apro, comunque il Pure White che è bianco. Il Poison Black, il nero, e andremo a utilizzare questo qui che non è dei Passione Unghie. Questi sono dei gel vecchi color che ho io. Questo si chiama Apple Green. Che questi qui non li uso sui clienti, ovviamente. Questi qui li uso solo per fare, ecco, le nail art, queste robe così, insomma. Allora, quindi niente, cominciamo subito e io vi lascio a queste tre nail art. Eccomi qua. Allora, come prima cosa andiamo a prendere il nostro Pure White, il bianco. Eccolo qua, e con il dot, oppure chiamato spot, come vi pare, qua c'è la punta grande, qua un po' più piccola. Andiamo a prendere quella, facciamo quella un po' più piccolina. Andiamo a fare tre puntini. Telefono che traballa un po'. Allora, dopo fatto questi puntini, andiamo a catalizzare la lampada, se ovviamente si usa i gel color, insomma, se facciamo con i gel colorati, se no ovviamente aspettiamo che si asciuga, se smalto. Dopo aver fatto questo andiamo a prendere il rosa, quindi il bubblegum, eccolo qua. Dopo comunque i fiori voi li potete fare di colore come vi pare, eh. Allora andiamo a utilizzare un pennello, che è questo qui, mi si è accusato un po' le setole, questo è dei Passione Unghie, lo zero. Non è vero, ho sbagliato, scusatemi, scusatemi tanto, non il pennello, il pennello dopo. Andiamo a utilizzare quest'altra parte del dotter, la pallina più grande, andiamo a prelevare il rosa, adesso vi faccio vedere, e andiamo a fare tutti i pallini, tipo 4-5 pallini intorno al pallino bianco. Il pallino bianco è il fiore, è la nostra guida, diciamo, per fare poi la precisionare i pallini rosa per fare i petali. Questo, per questo a catalizzare la lampada, ovviamente. Vedete, è semplicissimo da fare, non è che ci vuole tanto, insomma, col dot fate dei pallini, ecco, con i fiorellini. Adesso andiamo a utilizzare il nostro verde e con il pennello stavolta andiamo a fare le foglioline.
fogliolina con il pennello, andiamo a prendere il nostro Poison Black e con un altro pennello, casomai se ce l'avete con una punta più fina, andiamo a delineare le foglioline. Allora, questa qui, copro questa se non lo sbagliate, è la prima nell'arte, insomma, con i fiorellini. Come avete visto, è molto semplice da realizzare, è molto carina e anche d'effetto. Questa è la prima nell'arte, adesso passiamo alla seconda. Eccomi qua. Allora, adesso passiamo alla seconda nell'arte. Alla seconda nell'arte già io ho passato il colore, vi passo le unghie, che questo qui è il poetico, questo bel grigio, Classic C104, che è questo. Poi andremo a utilizzare sempre il nero col Poison Black e poi andremo a utilizzare questo argentato. C'è dei micro brillantini all'interno tipo arcobaleni, non so se riuscite a vederli, comunque ok. E questa seconda nail art è quella geometrica, insomma quella con le righe praticamente, tutte tipo geometrica, insomma con delle righe eccetera eccetera. E niente, quindi adesso vi lascio alla seconda nail art. Eccomi qua, allora noi andiamo a prendere il nostro nero, il nostro Poison Black. Andiamo a fare delle righe, cercare di andare a fare delle righe sottili. Prendere il nostro argentato e lo andiamo a metterlo in questa parte qui di questo triangolino. Allora, questa qui è la seconda nell'arte, scusatemi qua, ma mi si era allargato il pennello, scusatemi. Questa qui è la seconda nell'arte, vedete com'è semplice. Molto carine quelle geometriche, a me pure mi piacciono tanto, e mettete questi tipo glitter così e viene molto carina e raffinata, anche ed elegante se vogliamo dire, però comunque vedete tutte nail art proprio semplici ed eccola qua. Niente, adesso passiamo alla terza nail art. Eccomi qua, allora alla terza nail art io già ho applicato il pure white, come colore ci servirà solo il pure white, questo qui bianco Fast F01 di Passioni Unghie. Dopo averla messa a caratterizzare per 30 secondi, questo è un colore fast, è un autosigillante, quindi non c'è bisogno che passo il lucido, ma passo direttamente al pigmento Aurora. Quindi ho scelto Aurora e lo andiamo ad applicare. Bellissima sta polverina. Lo andiamo ad applicare con questo pennello qui, che mi ci trovo veramente veramente bene. Prendete un po' di prodotto, lo picchiettate qua così praticamente. Picchiettate prima bene così dappertutto, questo modo. Mettiamo anche un altro po' di qua. Poi alla fine cosa fate? Dopo aver picchiettato, cominciate a strofinare in questo modo. Vedete? Questo qui è l'effetto Aurora Boreale, bellissimo. Poi io cosa faccio per abbellirlo ulteriormente? Aspettate che chiudo la polverina. Ok, comunque voi sotto potete mettere anche un altro colore, un nero, un rosa, un verde, un viola, quello che vi pare. Andiamo a prendere il nostro lucido, aspettate, uso Ultra Gloss. Qua andiamo a prendere il nostro lucido e andiamo a prendere i nostri strass, questi brillantini, ho scelto questi tre grandi, almeno finisco anche la rotella. Poi prendiamo un altro dotter che io uso, questo qui,
che mi ci trovo veramente bene con questi dotter qui a gancetto per prendere le perline, insomma. Allora, andiamo a prendere il nostro lucido. Lo vuoi le, i brillantini, dopo li applicate come vi pare, eh? E lo andiamo a deposizionare qua sopra. Ecco. Dopo aver fatto questo, con il dotter prendiamo un po' del prodotto qua del lucido, almeno attaccherà la perlina qua. Poi andiamo a prelevare, ce la faccio, prendiamo solo una, ecco, e andiamo a posizionare dove abbiamo messo il lucido. Rallentatore. E niente, queste sono le tre nell'arte semplicissime ma ad effetto, comunque da fare perché veramente sono stra semplici da fare, però vedete sono molto d'effetto, tipo questa qui mi piace molto, molto delicate come questa, è quella molto sbrilluccicosa e mi piacciono veramente tanto. E allora, questo qui quindi è stato un video collaborazione con M. Recensioni. Mi raccomando, io sotto l'info box vi metterò il suo canale. Mi raccomando, iscrivetevi perché veramente ne vale la pena. Ha cominciato adesso, è vero, sì, a fare i video, ne ha solo 4 per adesso, però piano piano li farà altri e comunque vedrete che ne vale veramente la pena, veramente. E quindi mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. È anche una bravissima ragazza, poi molto educata, dolcissima e mi piace molto. E quindi iscrivetevi al suo canale. E niente, io spero che comunque vi sia stato utile queste tre nail art, così se le volete rifare, insomma, sono molto semplici da fare. Lei ovviamente pure avrà fatto, cioè ha fatto le stesse tre nail art mie, però ovviamente in modo diverso, quindi lei pure avrà fatto una coi fiori, una geometrica, diciamo, con le linee, una con effetto tipo effetto specchio, effetto aurora boreale, scelto effetto aurora, va bene. E dopo così andrete a vedere, se volete, anche il video suo di come ha realizzato questi tre tipi di nail art, ovviamente diverse dalle mie. E niente, io spero comunque che il video e questa collaborazione vi sia piaciuta. Se è stato così, mettete il pollice in su sotto al video, se volete, commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!